Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono Daniele Doria, pulisco un attimo la telecamera. Oh, che dire, il sole sta tramontando, o meglio è già tramontato, fa ancora un po' di fresco, spacchiamo un po' di legna. C'è il grande Charlie, Charlito, ciao! C'è il grande Charlie, tranquillo. E ho detto, ma devo fare un po' di allenamento oggi, cosa facciamo? Allora ho deciso di provare a spaccare questo pezzo di legno enorme con l'ascia, quindi con quest'ascia, e boh, vedrò, cercherò di capire come attaccarlo. Mi sposto la telecamera qui, sposto un attimo questo tavolo così che posso metterla qui, così metto la telecamera qui, vediamo un po' la visuale. La visuale è perfetta. Mi tolgo la felpa per non rovinarla, anche perché comunque ci sono anche da sudare. Allora, che dire, mi metto a piedi nudi per avere un maggior contatto con la terra. Allora, questo è un legnaccio, è un palo praticamente, è un palo boda, non so, peserà 40 kg, 35 kg, 40 kg, bello pieno, senza particolari danni. È un palo super stagionato perché, boh, va a sapere che razza di traliccio era. E come potete notare è altissimo, sarà 1,20 m, 1,20 m anche di più. So, boh, vediamo quanti colpi ci vogliono per spaccarlo a listelli. Più o meno così, vedete, questo qui era molto più piccolo, gli è stato abbastanza facile, però visto che è stato divertente voglio proporvi questa cosa qua. Allora, lo metto qui, no, vedi, già troppo alto. Allora lo metto qui, oh, così. Mamma mia, e qui c'è proprio, ci sta da pestare bene, eh? Ma vediamo quanto ci metto a spaccarlo in due, poi in quattro, poi lo faccio in sei e poi con la motosega lo taglio a pezzi, però almeno in due. Allora, qui non ci arrivo, quindi vediamo un po'. Porca miseria, mamma mia, devo spostare la telecamera indietro perché mi sa che non mi vedete se mi metto là in piedi. Allora, così, sì, così direi che è perfetto. Ok, va bene, prima che cala il sole e che finisce la batteria, vediamo di spaccare sto coso. Chiaramente userò, ma mamma mia, se qui ci vuole. Potenza e oltre, anche tecnica. Però forse riesco a fare una cosa incredibile con un legno così pesante, ma se riesco ce la facciamo. Primo colpo. Se riesco a fare una cosa, vediamo se lo piglio bene. Ok. Vediamo. Ora proverò a fare una cosa assurda. Vediamo un po'. Adesso con il suo stesso peso, se riesco a fare una roba, vediamo, eh. Oh. Ah.
Bene, e uno. Dai, se riesco a piantarlo bene forse. Ma tu. Pazzia totale. Bello come rumore. Mi è piaciuto come rumore. Non l'avevate mai visto uno tagliare la legna così, eh. Da capo. Allora. Altro che palestra. Che bel rumore. Che bel rumore. Però come potete notare, l'ascia è arrivata al limite, mannaggia. Però l'idea è buonissima. Ancora. Allora. Ok. Quattro colpi. Sì. Sì. Praticamente mi impedisce di tagliarlo perché mi va a fine corsa. Provo con un altro tentativo, se no dovrò pestarci ancora un po'. Cos'è, il quinto colpo, il quarto? Vabbè, facciamo che questo sarà il quinto colpo. Dai ragazzi, dai! Vai! Molto bene! Qua sento che piano piano cracca. Prova a dargliela ancora, ma purtroppo non entra bene perché va a sbattere qua. Oh! Viene dall'ultimo così e vediamo. Bellissimo! È entrata l'ascia. Cavoli, l'ascia è entrata. Come cavolo me la sbroglio questa situazione? Forse. Oh, provo a tirarla fuori. Se la dura. Ok. Adesso lo rigiro dall'altra parte. Vediamo se gli do un colpo così. Se riuscissi a prenderlo qui, sarebbe perfetto. Perfetto. Vai. Bellissimo. Ce la posso fare. Ale, raga, dai, pronti? Direi che è ufficialmente scoppiato, ma non abbastanza. Non abbastanza. Dovrei pestarlo un po' così, ma come si fa? Wow. Pesantissimo. Sa che sta missione qui
è che non voglio usare altri attrezzi, voglio farlo solo con le mani. Se no potrei usare dei cunei, dei martelli e robe varie, ma... vorrei farlo così. Va bene. Allora, devo ritirare qua in mezzo. Devo ritirare esattamente qua in mezzo con una potenza fulminea. Siamo già a boh, 7 colpi, vabbè, ormai perdo il conto, chi se ne frega. Devo prendere dritto. Forse così, se si convincerà, se gli do un altro colpo così. Questo è gnocco, ragazzi. Non dà segni di cedimento. Mamma mia. Ok. Io continuo, Continuo. Almeno in due si deve dividere. Almeno in due. No. Mi continua a entrare. Tanta roba. Oh, non esce. Sta finendo le forze. Mi darò un altro colpo così. Così. Inizia a diventare impegnativo. Ho mancato. Grande potenza, ma ho mancato. Ciao. Questo era bello, ma niente da fare. Perché che vince lui? Sa che vince lui. Però se riesco a spaccarmi forse questi tagli, in effetti forse così riesco all'intento. Lascio ogni volta estranea fatica.
di qua. E vai. E vai. Adesso provo a farlo in quattro. E va bene così, poi motosega. Ora provo a dividerlo con un colpo solo. Se lo prendo bene, dovrebbe essere fattibile. Vediamo un po'. No, però adesso è più leggero, quindi sarà più semplice fare questo lavoro. Sentito? Sentito che bel rumore? Sentito? Che bel rumore? Sta spostando. Che bel rumore, eh? Ci è mancato poco. Meno male che ho i riflessi pronti. Una piccola feritina riportata al mignolo, perché ho urtato il tronco, ma niente di grave. Vale, quindi 1, 2 e l'ultimo. Perfetto. Perfetto. Un colpo solo, dai. No, ho toccato col manico. Vabbè. Che dire, ragazzi? In quattro pezzi l'ho fatto. Non ci ho messo più poco, ma è stata dura. Sto qui. È andato via. E adesso motosega. Ciao fratelli, buona serata, ottimo allenamento. PS, non fatelo, soprattutto senza protezioni, possibilmente.